Benvenuto all'abitacolo di oggi a Paola De Micheli, una deputata del PD, una dirigente del Partito Democratico, del gruppo parlamentare del Partito Democratico, che però stava con Enrico Letta, ce lo diciamo qui. Nel senso che i rapporti sono evidentemente non sta più ottimi lui. E quotidiani. Ecco. Sono cambiate un po' di cose. Beh, quotidiani mica tanto, non si vede quasi più. No, Letta. Vieni in aula. Ogni tanto. Sì. Diciamo, i giornalisti magari lo notano meno di prima, ma viene in aula, partecipa alla vita parlamentare come da resto è giusto che sia. Buongiorno. Beh, allora, io con Paolo De Micheli ho discusso tante volte, quando durante il governo Letta, perché facevamo un po' la pulce ai conti del governo, e devo dire che è una che di numeri se ne intende. Anzi, una volta ho fatto una discussione e avevo torto io, cosa che a me non capita mai. Quindi, mamma mia, che riconoscimento! Devo darle, quindi mi emoziono, fra ne ho, un po'. Ne ho rispetto. Cosa è accaduto per cui fino a qualche mese fa stavamo a discutere di qualche centinaio di milioni di euro, tant'è che la vicenda dell'IMU è finita come è finita, e ora stiamo qui a distribuire miliardi come fossero noccioline. Da dove sono saltati fuori? Allora, l'IMU era una questione che riguardava il 2013, e lì nel 2013 di soldi proprio non ce n'erano, nel senso che con l'operazione IMU abbiamo esaurito la capacità, diciamo così, di spese e di copertura, anche se capisco che questa parola copertura ai nostri concittadini non sia tanto gradita, però la capacità, insomma, di mettere risorse per fare una cosa, ecco. Cosa accade ora? Ci sono alcuni risparmi, parte già previsti dalla legge di stabilità, che sono legati a dei tagli, piano Cottarelli, che ovviamente dovrà vedere la luce sulla base di scelte politiche, lo ha detto anche il governo, che è così. Poi ci sono dei risparmi sugli interessi del debito pubblico, perché, diciamo così, gli interventi fatti alla fine del 2012 nel 2013 consentono nel 2014 di recuperare un po' di quelli che sono i soldi che noi di solito paghiamo per pagare gli interessi sul debito pubblico, sui bot, annessi e connessi. Ah, dimenticavo, per fare l'operazione nel 2014 il governo utilizzerà anche il 1,6 miliardi stanziato dal governo precedente, cioè dal governo Letta, nella famosa legge di stabilità. Vi ricordate i 14 euro al mese? Ecco, i famosi 14 euro al mese avrete visto che non ci sono nelle vostre buste paga. Perché? Perché si era deciso che sarebbe stata un'erogazione di una media di 200 euro a lavoratore, data in un'unica soluzione. L'ipotesi che avevamo fatto a dicembre era di darli a marzo. Per ora non si sono dati, perché questo 1,6 miliardi verrà invece utilizzato per la nuova operazione che il governo vuole fare. Quindi, sommando il 1,6 miliardi, bisogna togliere i 14. Esatto. Vi ricordate Impegno Italia di Letta negli ultimi giorni di governo? Beh, quella conferenza tirata un po' fuori all'ultimo. No, certo, tirata fuori all'ultimo, però c'è una pagina in fondo, siccome tu sei un esperto curioso e approfondisci sempre. Se vai a vederti la pagina delle coperture di quelle proposte, troverai che arrotondati ai 100 milioni siamo lì, siamo sulle coperture dell'attuale governo. Il problema del pagamento a pubblica amministrazione è la certificazione, cioè per essere pagato, io capisco che se un imprenditore sta seguendo questa cosa qua, dice: Di Michele è impazzita, stamattina ha bevuto un caffè avariato, così. Allora, è chiaro che è un diritto, perché noi stiamo parlando di una cosa che succede in Italia, che è la negazione di un diritto. Quindi partiamo dal presupposto che ci vuole... hanno lavorato per qualcuno ha lavorato oppure ha erogato un servizio, quello che fa. E quindi deve essere pagato. Il fatto che non sia pagato è la negazione di un diritto. Però magari quel contratto non è proprio fatto. Però che in alcuni casi sono debiti fuori bilancio. Cioè, per non contabilizzare alcune spese... Perché avevano il patto di stabilità che gli diceva non farle, però aveva la scrivania rotta. Perché essendo patto di stabilità di cassa di competenza, per alcuni non conviene farlo risultare in cassa, per altri questo debito nei confronti delle imprese non conviene farlo risultare per competenza. Scusami, il problema è tuo, non mio. Certo. Io ho offerto il servizio, tu l'hai fatto non potendolo fare. Risolvetevela voi. Cioè. Un dramma che ha portato problemi di crescita, problemi. Pensate all'edilizia. Quando io dico che si sono fermati il 50% degli investimenti pubblici, si sono fermati anche per questa cosa qua che stiamo raccontando ora. Sono stati licenziati 500.000 lavoratori nel settore dell'edilizia. Intanto però cominciamo a spendere, a pagare i 27 miliardi. Ma ci sono però i soldi.
Ma l'operazione Cassa è complicata. È complicata. Si può fare, i soldi ci sono. Quella della Cassa Depositi e Prestiti è un'operazione aggiuntiva ai 27 miliardi. Che va. Costa un pochettino, vero? Perché ci sono interessi. Ci sono interessi. Secondo me nell'ordine di una miliardino non è poi tanto. No, però se lo sommi tutto aggiunge, il resto. Si aggiunge certo, tutto il resto. Certo. Non dimentichiamoci che l'età ha cominciato con Berlusconi, dopo un travaglio che ha portato il mio partito ad un'alleanza molto faticosa con Berlusconi. Cioè, se voi pensate ai primi provvedimenti economici che abbiamo assunto col governo Letta, la trattativa era con Brunetta, non con Alfano. E quindi io me le ricordo perché le facevo quotidianamente, cioè insomma la mattina alle 7:30 la prima telefonata che mi arrivava da vicepresidente del gruppo che si occupa di questioni economiche era quella di Renato Brunetta, con il quale dovevamo comunque condividere, no, emendamenti, posizioni. Perché uno tosto? Beh, insomma, Brunetta ha una posizione molto liberista, quindi diciamo neanche liberale, ma liberista, ha posizioni anche molto tranchant, poi ha fatto il ministro, quindi gli italiani lo conoscono bene. Oggi c'è Renzi e basta. Lo stile, ci sono le slide, che è la famosa. Lo stile è completamente diverso. Poi è chiaro che io ho, diciamo così, la slide, la diapolegge oggi c'è. No, io avrei usato fatto meglio però la comunicazione se fossi stata. Avevo consigliato al presidente di usarla meglio di più, nel senso che le cose che ho detto prima, che ha fatto il presidente Letta, che ha fatto il suo governo, tipo quello sulle pensioni. Non se ne è accorto nessuno. Ma gli italiani le volevano e se noi gliele avessimo raccontate tutte le mattine. Secondo me oggi saprebbero che le aveva fatte quel governo e sarebbero anche più, come si può dire, contenti rispetto a questi provvedimenti. Per quel che riguarda me, nonostante tutte quelle che possono essere le sofferenze personali o politiche, non mi sottraggo alla sfida che Renzi ci ha lanciato e con lealtà, ma anche con originalità, con il contributo che sono capace di dare. Diciamocelo davvero, non avete alternative. No, in questo momento sicuramente noi dobbiamo, io penso sempre che nella vita le alternative ci siano sempre, poi sai, credendo nella provvidenza. Ma non mi ha detto una cosa, è un dittatore Renzi. Ma no, ha una modalità assertiva. Un po' spiccia. Esatto, ha una modalità assertiva di, diciamo così, di proporsi, ma poi alla fine, come vedete, dentro la dinamica sia del gruppo che del partito, sulle questioni fondamentali, la discussione c'è. Poi diventa una gag però, come fa Crozza. Noi stiamo dando il nostro contributo. Dice, 2 settembre, riforma della guida sinistra. 10 settembre. Quello che vabbè, poi si presta ovviamente. Abolizione dell'immaginario, sì, un pochino sì. Ieri sera c'è stata l'assemblea del gruppo con Poletti, che ho presieduto e devo dire che è stata un'assemblea. Devo dire che questo nostro gruppo parlamentare sulle questioni di merito economiche dà veramente il meglio di sé. È stato un livello di approfondimento veramente notevole e devo dire che Poletti è stato anche molto interattivo. Molta fiducia. No. Ho molta fiducia sul fatto che questo decreto uscirà migliorato. Dopo ieri sera sono rinfrancata. Va bene. Grazie Paola De Michele, buona giornata. Bocca al lupo.